Eccoci qua con Vicuri, un ex che ci è rimasto un po' nel cuore, insomma hai lasciato un buon ricordo di te. Adesso non sappiamo bene dove sei, dove ti trovi adesso? No, per il momento sono ancora a terra, sto curando per gli anni di ginocchio, speriamo che rientro a dicembre. Come hai visto il Portuguaro oggi? Portuguaro come squadra non è stato, non ha demeritato, ha giocato benissimo la partita, che vabbè, il calcio è sempre così a sfortuna, giocare bene e perdere. Comunque è stato, vabbè, ho visto una buona squadra di Portuguaro. Ok, grazie Jack. E qua abbiamo anche un altro tifoso Doc che vediamo sempre, un personaggio caratteristico. Come l'hai visto da tifoso questa partita? Oggi il Porto non ha giocato male, Porto rispetto contro il Peter Gina ha giocato una bella partita, poi il risultato sai, loro hanno avuto più occasioni, però noi non abbiamo giocato male in questo gioco. Abbiamo preso il gol a pochi minuti dall'intervallo che forse nessuno più si aspettava, andare sul 0-0 magari era un'altra partita. Però insomma, come dicevi tu, la reazione c'è stata e è stata buona, loro hanno avuto quel gol lì con Daros, che è stata un'azione personale, la scattata del 3, però non è stata un'azione di gioco, vero. Però ha avuto questa Daros, insomma, è uno che fa sempre la differenza, purtroppo oggi l'ha fatto. E adesso abbiamo due partite in casa al Mechia con due squadre toste, Lovis Cruciano e Pro Venezia. Voi siete fiduciosi, tu come la vedi? Davvero, si può fare una laguna un po' difficile, però insomma in casa vediamo di fare bene. Perché il pericolo in questo caso, essendo la terza sconfitta consecutiva, è di giocare con l'ansia di prestazione, no? Speriamo, però ti dico, oggi se capiscono che oggi non è stata una sconfitta, però non è stata una brutta sconfitta, allora magari si riprendono, secondo me. Ok, ci vediamo da domenica a Mechia. Salve, ciao.